Ciao ragazzi, oggi video particolare, un video richiesta, una domanda che mi è stata posta da Davide che mi chiede semplicemente di fare una sorta di tour per vedere che tipo di piante sono presenti all'interno del circolo in cui lavoro. Oltre alle piante aggiungo, noi abbiamo tante zanzare nel nord-est, beati voi se questo problema non ce l'avete. Comunque giro la fotocamera e facciamo una piccola passeggiata all'interno del mio centro sportivo. Iniziamo il mini tour. Qua siamo nell'area adibita a beach volley e volendo anche a beach tennis. È l'unica parte del centro sportivo in cui si può giocare in costume da bagno. C'è una piccola doccetta là sullo sfondo a disposizione dei giocatori. Lateralmente troviamo una siepe in alloro che è una delle mie preferite. È un sempreverde, perde poche foglie, vegeta 2 volte all'anno come praticamente tutte le piante. Cresce abbastanza velocemente, però è molto facile contenerla, quindi consigliatissima come pianta. Solamente nei primi anni necessita di un po' più di occhio, cioè bisogna dargli da bere il suo giusto, poi comunque fa tutto da sé. Qua abbiamo del bambù che ho provato a mettere, però il bambù è infestante, quindi meglio evitare. Sullo sfondo là c'è un'altra siepe, in questo caso di fotigna. È una pianta che anch'essa vegeta 2 volte all'anno, primavera e autunno. Nel momento di vegetativa diventa rossa. Quindi molto affascinante come siepe, però di rovescio della medaglia è che perde molte più foglie nonostante sia un sempreverde. Possiamo procedere. Qua abbiamo un semplicissimo rampicante che da solo fa scena, più passerà il tempo più sarà bellissimo e questo a me serviva per oscurare la casetta che ho qua. Qua invece altra siepe perimetrale, relativamente nuova a 5 anni, composta anche in questo caso da fotigne che stanno vegetando. Vedi la foglia che sta cambiando colore, sta andando sul rossino. E tra una fotigna e l'altra abbiamo il ligustro. Ligustro variegato, altra pianta molto interessante che non perde le foglie, perlomeno ne perde poche, che però va tenuta sotto controllo perché se lo lasci partire da pianta da siepe diventa praticamente un albero, tende a diventare un albero. Nel caso della siepe perimetrale a me non interessa averlo troppo alto. Nel caso di queste isole invece mi fa comodo averlo più alto perché questa in futuro mi farà ombra acero rosso. Qua abbiamo un altro acero. Di aceri ce ne sono 50.000 tipi, però la caratteristica di entrambi è che non hanno delle radici troppo invasive come quelle che prima avevo per colpa dei pioppi cipressini che erano presenti sul campo. A suo tempo ho fatto un video quando li abbiamo tolti e mi è dispiaciuto, però puoi ben immaginare che da quel punto là arrivare al campo ci sono 4 metri abbondanti, se non di più, le radici erano in campo e quindi un bel problema. Continuiamo la nostra passeggiata, altri aceri, tutte le isole, tutto quello che vedi è stato piantumato da noi, tranne la siepe che circonda tutti i campi da tennis. Quella era già presente ancora prima che io venissi qua a lavorare. Fontanella di servizio. All'interno delle varie isole nel tempo ci abbiamo messo anche dei punti luce e quindi ottima cosa. Casetta di servizio con defibrillatore. Questa pianta onestamente non mi ricordo come si chiama e ve la metterò qua in basso. Tavolino tattico dove si mangia, si beve, si lavora, si fa di tutto, altre isole.
la siepe che vedi qua sullo sfondo, tra un mese la toglieremo, toglieremo la siepe che va dal generatore d'aria fino all'uscita di sicurezza e andremo a posizionarla 2 metri più indietro. Questo perché la siepe ormai è attaccata alla rete di recinzione e ci crea dei problemi soprattutto con il pressostatico. Già che ci sono, stamattina abbiamo tagliato il campo con il rastrello, abbiamo aggiunto un nuovo sottomanto, siamo pronti a tirare il tappeto e a rullare in modo pressoché definitiva la superficie. Tutti i vasi che hai visto, tipo questo qua e quelli che ci sono là in fondo, fanno parte di un set di vasi che ci siamo fatti noi e che fanno da nursery per preparare le piante alla messa in dimora a terra. Questo perché gli oleandri, tanto per capirci, li facciamo noi. Faccio un taglio sulla punta di un oleandro a settembre di solito e poi in primavera vado a piantare quello che ne viene fuori. La parte tagliata va a fare una sorta di radice, si crea una radice, tieni tutto quanto in acqua e passati 2 o 3 mesi metti questo in un vasetto piccolo e poi ci stai un po' dietro. Questo è un leccio, altra pianta importante per noi perché questa pianta è un 2005. Le date ribadisco, me le ricordo quasi tutte perché abbiamo fatto tutti i lavori con le nostre mani. Non perde le foglie, ne perde pochissime, è il nostro albero di Natale, qua ci mettiamo le luci nel periodo natalizio. Onestamente andrebbe tagliato, però io non ci riesco, servirebbe un po' dappertutto. Abbiamo anche dei gelsomini che danno quel tocco in più al centro sportivo, perché il verde è importante per il nostro centro sportivo. Qua abbiamo una zona esterna alla nostra, anche in questo caso abbiamo tutta la zona del campo di basket perimetrata, anche in questo caso tutto piantumato da noi, e abbiamo degli alberi sullo sfondo. Questo qua dovrebbe essere un albero di susine, mentre questi qua in fondo non mi ricordo che tipo di alberi sono. Proseguiamo la visita, passiamo di qua. Qua abbiamo una aiuola che dovrebbe essere ripulita, abbiamo le gestroemie, altri oleandri e punti luce a gogo. Proseguiamo da questa parte, un tunnel di collegamento tra la nostra tenso struttura in erba sintetica rispetto al palazzetto dello sport. Da qua si vede molto bene, da una parte ho i lailandi, dall'altra parte ho le fotigne. La fotigna da questa parte ha il compito di oscurare, di rendere meno visibile questo tunnel che non è bellissimo da vedere, mentre il lailandi da questa parte, perché abbiamo anche un'altra zona a retro campi da tennis, un altro bel pezzo di terra, questi lailandi invece hanno il compito di proteggere il tunnel dal sole estivo. Quindi nella pratica l'unica parte di tunnel che è effettivamente sotto i raggi solari spesso e volentieri è quella del tetto, è quella, la parte superiore, ecco. Quindi questi lailandi li abbiamo comprati piccoli, alti 1,80 m, piantumati più o meno 80 cm, 1 metro uno dall'altro, e niente, va potato una volta all'anno, altrimenti è un casino. Tanto per far capire dove siamo, lì ci sono i nostri campi e questa area è utilizzata d'estate per l'animazione estiva, per giocare qualche volta a calcio e chi più ne ha più ne metta. Proseguiamo la visita. Entriamo dal tunnel, che è sempre affascinante fare
questo percorso, se uno non l'ha mai visto, questo tunnel serve ai giocatori di tennis o di calcetto per passare dagli spogliatoi al palazzetto senza perlomeno prendere l'acqua la sera. Poi qua il tunnel non è riscaldato, per cui freddo lo prendi comunque. Entriamo nel palazzetto dello sport, però ne usciamo subito, ve lo faccio vedere dopo. Qua siamo in zona caldaia e questo è quello che vi volevo far vedere. Tutti i vasi che vedete, qua ci sono ancora fottigne, qua ci sono, io le chiamo le spade, però in realtà sono, vi metto qua sotto come si chiamano. Tutte queste piante sono tutte piante che le ho messe giù piccole, proprio appena estirpate, appena tolte dalle piante madri. Le ho messe in questi vasi per farle crescere in modo tranquillo e sicuro, quindi senza l'incombenza del cespugliatore che ci passa attaccato. E quindi, se ovviamente li mettevo a terra da piccole, sono meno visibili, e quindi è ovvio che alcune piante potrebbero essere perse, andar perse. Quindi sono qua, prossimo anno andranno tolte tutte quante. In questi vasi metteremo altre piante. E entrata, questa è l'entrata per accedere al settore esterno quando si viene da questa parte del centro sportivo. Qui davanti abbiamo la nostra clubhouse, però non sto qua a raccontarvela più di tanto, ve la faccio vedere alla fine quando usciremo dal palazzetto. Entriamo. Siamo nel primo pomeriggio, quindi devo ancora pulire e lavare tutto. Questo è il mio palazzetto dello sport. Qui è dove prevalentemente lavoriamo di più d'inverno insieme all'altra struttura coperta. Poi è vero, da ottobre ritorneremo col presso statico e quindi le strutture saranno tre. Palazzetto dello sport insonorizzato a dicembre 2018. Questi sono tutti i pannelli di insonorizzazione. Quei pannelli sono colorati, sono pannelli fonoassorbenti. Ampie tribune, come puoi ben vedere, più o meno siamo sugli 800 posti a sedere. Noi effettivamente all'interno di questo centro sportivo siamo aperti 7 giorni su 7, perché avendo più strutture, se anche una non gioca, giocano le altre e quindi siamo fritti, si lavora sempre. Il mio ufficio, altro defibrillatore. Noi defibrillatori ne abbiamo due. Ne abbiamo uno qua dentro e uno all'interno della cassetta centrale presso i campi da tennis. Saliamo sopra la scalinata della tribuna e in questo modo ti puoi assaporare, ti puoi gustare una panoramica molto realistica della grandezza del centro sportivo in cui lavoro insieme ai miei collaboratori. Per la cronaca, il palazzetto dello sport è del 1991, gestito dal Tennis Club Porto Tolle dal 2006. Quindi io sono qua più o meno dal 2000, dal 2006 sono responsabile di gestione. Da qua sopra ti puoi godere una panoramica differente dal solito. Scendiamo. Altra siepe di altra siepe di alloro.
La Clubhouse fa parte in modo indiretto della nostra gestione, nel senso che non è direttamente sotto la nostra gestione, è stato subappaltato. È un 2011 e quindi fa da punto di riferimento per tutte le attività che si svolgono all'interno del centro sportivo. Eccoci qua. E con questa possiamo chiudere la visita all'interno dei nostri impianti. Spero di essere stato utile anche con questo video, un video un po' particolare, un po' camminato, un video un po' alla buona, però spero di aver dato risposta al tuo quesito. Ovviamente da quello che posso ben immaginare, non tutti stiamo nel nord Italia, quindi le caratteristiche della tua zona geografica potrebbero essere anche diverse dalla mia, e quindi di conseguenza potresti andare a ricercarti piante diverse rispetto a quelle che ti ho menzionato. Da evitare assolutamente, ribadisco, il pioppo o qualsiasi pianta che vada a crescere troppo velocemente in poco tempo. Ragazzi, un saluto da Massimiliano e dal Tennis Club Porto Tolle. Ciao!